Perché immagino che grazie proprio a questa grande partecipazione che c'è, ci sarà anche proprio molto dibattito e molte cose da dire, per cui dobbiamo cercare di non tardare. Per chi non mi conosce, io sono Laura Balsecchi, sono di Medicina Democratica e del Coordinamento Nazionale per il diritto alla sanità per le persone anziane e malate non autosufficienti. Il coordinamento, il CDSA, è il promotore di questa iniziativa stasera. Il CDSA, per molti che non lo conoscono, è un coordinamento che è sorto durante il periodo più brutto della pandemia e ci siamo ritrovati con diverse associazioni che da anni si occupano di persone anziane, malate, non autosufficienti, Fondazione Promozione Sociale come Adina di Firenze, come Diana di Verona e poi tanti e tanti comitati dei familiari che, come ben sapete, nel periodo della pandemia sono sorti data la strage che c'è stata all'interno delle RSA e non solo. Da lì abbiamo cominciato a lavorare insieme sotto il titolo della difesa delle cure e la riorganizzazione delle cure sanitarie per le persone anziane, malate, non autosufficienti, nel rispetto in primis della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, la 833, e nel tentativo di portare avanti dei contenuti che andassero proprio a rivedere sia l'assetto organizzativo territoriale delle cure per le persone anziane e rivedere l'organizzazione delle RSA. E su questo stiamo lavorando da tempo, abbiamo anche elaborato dei documenti e abbiamo tutta una serie di punti e di percorsi che stiamo portando avanti. Alla fine nel 2022 è arrivata, no, questa bomba esplosiva del disegno di legge delega sulla non autosufficienza promossa ancora dal governo Draghi e ci ha fatto sobbalzare. Da qui poi l'approdo al governo Meloni e il nostro tentativo di lanciare degli appelli al governo prima e poi anche al Parlamento per cercare di frenare questo disegno di legge che stasera discuteremo e approfondiremo proprio per vedere quali sono le principali criticità e che cos'è che la sua attivazione, che comunque ci sarà, che cosa comporterà. E l'importanza anche proprio della vostra numerosa presenza dice che è assolutamente indispensabile, non solo che cerchiamo proprio di conoscerlo, approfondirlo e analizzare insieme i punti più dolenti per cercare di costruire anche un confronto, quello che noi abbiamo chiesto sia al governo e al Parlamento, naturalmente non abbiamo ottenuto neanche una misera risposta, era proprio quella di poter andare a un confronto per far sentire la nostra voce, che comunque è proprio per le associazioni e i tanti che sono al suo interno, ha una forte esperienza e quindi sul tema delle cure sanitarie e delle necessità, dei bisogni delle persone anziane ha molta, molta conoscenza. Stasera, come avete visto dal programma che abbiamo fatto girare, abbiamo preparato con alcuni interventi proprio la presentazione e l'entrare nel merito di questo disegno di legge. Per cui io non perderei altro tempo e passerei la parola a Elisabeth Cosandei di Medicina Democratica, che fa la prima relazione introduttiva a partire proprio anche da dove nasce questo disegno di legge, ovvero il legame che c'è col PNRR. Per cui passo a Elisabeth, vi prego per favore di chiudere bene tutti i microfoni. Elisabeth, ci Sì, sei? ci sono. Ok, non riusciamo a vederti, ma ci sei. Buonasera a tutti. Infatti, guarda,
Questa è la maledizione della tecnologia che io ce l'ho sempre sulla testa, quindi facciamo finta che siete tutti ad ascoltare la radio e non la televisione, quindi siamo negli anni 50, diciamo così. Allora, quello che diciamo, mi sono proposta di dire questa sera è proprio di non entrare nel merito del testo, perché lo faranno già dopo di me sia Maria Grazia sia Donatella, ma di fare delle considerazioni un po' sul contesto generale della società di oggi, dove questo provvedimento viene a cadere. Come ha detto Laura, questo testo, questo disegno di legge fa parte del PNRR e quindi è legato a delle scadenze, a una tempistica che viene dettato proprio dall'Europa ed è basato su dei progetti che l'Europa ha dovuto approvare. Quindi siamo, diciamo, sollecitati a rivedere le politiche per le persone anziane con uno stimolo esterno, e quindi questo credo che è un primo elemento che va tenuto conto, nel senso che la domanda sussidiaria potrebbe essere: se non ci fosse stato il PNRR, qualcuno si sarebbe preoccupato dei problemi di salute e di assistenza degli anziani? Quindi questo è il primo elemento. Sappiamo chi ha seguito l'iter, perché come diceva Laura, proviene dal governo Draghi e proviene dai due ministeri, quindi che dei ministri che ora non ci sono più, il ministro Speranza per la sanità e per il lavoro, non mi ricordo, Orlando per il lavoro, che avevano affidato appunto a delle commissioni di lavoro la stesura di due testi che corrispondono uno alla missione 6 che riguarda la sanità e la competenza del Ministero della Salute e la missione 5 del ministro Orlando, presieduta la commissione dalla ex ministro Livia Turco, la missione 5 che riguarda più il sociale e l'assistenziale. Diciamo che in origine queste due commissioni, che hanno lavorato separatamente, avrebbero dovuto trovare dei punti di congiunzione per la famosa integrazione tra il sanitario e il sociale. E noi sappiamo che questo non è proprio avvenuto. E quindi adesso ci troviamo appunto noi diciamo così, ad esaminare soprattutto quello che cade sotto la missione 5, ma che al suo interno ha molti elementi che riguardano ancora la sanità. Vediamo brevemente come ha lavorato la commissione del ministro Speranza. Commissione guidata da Monsignor Paglia, cioè lui ci ha, diciamo, lasciato la sua visione un po' dell'anziano, a partire da principi giustissimi, della dignità della persona anziana che deve essere protagonista, attiva nella società, a partire appunto dalla prevenzione, dalla lotta alla solitudine, al diritto a rimanere nella propria casa, ad avere tutta una serie di servizi e soprattutto la continuità assistenziale. Si è soffermato molto poco sul problema invece delle residenze sanitarie assistenziali e dei bisogni di chi è curato a casa e che è una persona gravemente non autosufficienza. Quindi ci si può chiedere, diciamo, chi è veramente questo anziano? È quello ancora abbastanza in gamba, magari trattato come un paziente cronico perché ha diverse patologie, oppure è una persona malata, dipendente
e che ha bisogno di cura 24 ore. Quindi questo primo quesito non è stato per niente, diciamo, lavorato, ecco. E poi quando all'interno della commissione passa a concretizzare quali sono, diciamo, concretamente quello che bisogna fare, le linee guide, quindi a partire dalla valutazione dei bisogni, il grado e l'intensità assistenziale, la valutazione multidimensionale e poi arrivare alla formulazione del PAI, noi notiamo che queste cose erano già tracciate in numerosi provvedimenti ancora di anni addietro, che parte dal 2014-2016 sul Patto per la Salute e soprattutto dal 2017 con i LEA aggiornati, gli ultimi aggiornamenti dei LEA, soprattutto negli articoli che parlano dell'integrazione sociosanitaria, che sono gli articoli che vanno dal 21 al 20 al 35. E noi ci chiediamo, ma ancora oggi dobbiamo parlare di queste cose che dovevano essere messe a regime molto tempo prima? E quindi la domanda è, ma se questa cosa, questo modello di valutazione, di programmazione, di progetto personalizzato non è mai stato attuato, quasi mai attuato, dobbiamo proprio chiederci, era una buona pratica? Una pratica che coinvolgeva appunto professionisti di varie professioni sanitarie, sociosanitarie, sociali, è un modello che non è mai partito. Quindi noi dobbiamo proprio anche farci questa domanda del perché queste cose poi dichiarate, ripetute, non sono state messe in pratica nel modo dovuto. Questo stesso programma, diciamo, viene adesso ripreso quando si parla delle case della comunità. Anche lì, questo è un modello che, diciamo, è stato poco attuato e che risale addirittura a 30 anni fa, e a parte certi territori come in Emilia-Romagna, in Toscana, non hanno visto proprio, diciamo, la luce. Sappiamo che adesso il governo già di Draghi aveva proprio accelerato sull'apertura di case di comunità intese come strutture, materiali, tecnologie, però in assenza di personale per far funzionare queste case della comunità. Un altro dei nodi che non è stato, diciamo, preso in considerazione, che sono delle vere difficoltà, che era proprio all'interno delle case della comunità la presenza dei medici di medicina generale, che sono professionisti che non sono dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, che hanno una convenzione e quindi che è molto difficile poter, diciamo, convincere a passare dallo studio e dall'ambulatorio di ciascuno a una visione di medicina di gruppo all'interno delle case della comunità. Quindi queste cose non si fanno magicamente e ancora una volta quello che potrebbe essere proprio una buona pratica di medicina di gruppo e di presa in carico per un tempo giornaliero molto più lungo è un fatto che non si è avverato. Quindi quello che constatiamo, vediamo un gap sempre più forte tra dichiarazioni e buone intenzioni e un modello visibile e organizzato per la loro attuazione. Noi è vero che ci basiamo sul nostro punto fermo, che era la legge di riforma sanitaria, legge 833 del 78, istitutiva di un servizio sanitario
nazionale universalistico, e in questo aveva superato le mutue, universalistico, gratuito, equo per tutti e su tutti i territori. Quindi parliamo di un modello di welfare state, cioè di uno Stato che mette in piedi un'architettura con i vari livelli di autorità e responsabilità istituzionali, con un personale pubblico e con una forte programmazione. È in questa forma che i cittadini vedono il viso dello Stato che li rappresenta tutti e che è legittimato a dare e erogare i servizi e permette ai cittadini una loro attiva partecipazione. Perché tutti noi in questo sistema, in questo tipo di impianto, abbiamo un titolo pieno a usufruire dell'insieme dei servizi perché paghiamo le tasse e quindi siamo così, diciamo, incline a dire che la sanità per noi è un bene comune, oltre che un diritto. In seguito alla crisi finanziaria del 2008, e sicuramente la situazione odierna è ancora più complicata con la guerra, la crisi energetica e quant'altro, i governi europei e anche l'Italia ricorre a politiche di austerità. Questa parola penso che l'abbiamo bene in mente. Austerità, che vuol dire riduzione del debito pubblico e quindi un ridimensionamento di quello che lo Stato deve fare, quindi del suo ruolo. E si sono cercate delle strategie per sollevare il settore pubblico dalla sua responsabilità esclusiva di finanziare i beni pubblici e servizi sociali. Se prima governare significava spendere e amministrare, ora è più quello di incentivare e coordinare altri attori, chiamando il privato a condividere la responsabilità di assicurare le condizioni materiali della giustizia sociale. Se prima chi era titolare aveva piena legittimità era sicuramente lo Stato, ora questa legittimità viene concessa sulla base dei risultati e dell'efficienza. La natura privata o pubblica non ha un valore intrinseco, si misura sulla capacità di soddisfare un bisogno sociale nel miglior modo possibile. Si dice appunto che a questo punto parità pubblico-privato è il pubblico che deve essere concorrenziale, quindi una differenza notevole. Ma noi sappiamo che in sanità, ad esempio, abbiamo visto la differenza tra la sanità privata e la sanità pubblica, nel senso che le attività più redditizie vengono scelte dagli ospedali privati, mentre il pronto soccorso e tutto quello che, diciamo, è più pesante e meno redditizio viene lasciato al pubblico. E questo spiega perché la persona anziana viene dimessa in tempi brevissimi, viene fatta con dimissione selvagge per liberare il posto letto, per essere concorrenziali. Quindi una prima e un'altra aberrazione. Torniamo ancora un attimo su un compito che prima lo Stato assolveva per garantire l'equità e ancora meglio l'appropriatezza di quello che serve come servizi. E cioè aveva il compito di mettere in piedi una programmazione seria su quello che si chiamava un tempo i piani obiettivi. Se io dico che voglio raggiungere il 10% degli anziani con delle cure domiciliari, a questo obiettivo io devo vedere come ci arrivo e quindi devo monitorare, devo controllare e devo valutare tutte le cose che ho messo in pista. Invece, diciamo, in questa concezione
di più attori, lo Stato, il privato, il terzo settore. Questo processo di programmazione, di controllo e di valutazione degli esiti non è previsto, ma non si può neanche più fare, insomma, perché ognuno a modo suo ha delle prestazioni. Quindi quello che si fa è conteggiare le prestazioni, perché viene fissato un prezzo e perché questo ritorna con un rimborso. Quindi al posto di cure domiciliari pubbliche che rispondono veramente ai bisogni, abbiamo un ADI, assistenza domiciliare integrati, che è praticamente un pacchetto di prestazioni, almeno noi in Lombardia abbiamo questa esperienza di un pacchetto di prestazioni che molto spesso, quasi sempre, viene dato in appalto alle cooperative. Quindi l'ADI praticamente è come un buono, un voucher da utilizzare. E in Lombardia si dice con la libertà di scelta, perché la scelta è la scelta della cooperativa, quello che posso fare. E quindi è una scelta mia individuale. E io sono sganciata di pensare al mio problema di salute e malattia, non solo mia, ma nostra, e organizzare un servizio collettivo. E poi dobbiamo anche capire quali sono le ulteriori conseguenze di questa modalità d'offerta, perché il buono, il voucher, finisce e se le cure non bastano, questo buono dovrebbe essere rinnovato. Però nell'urgenza è difficile avere subito un secondo buono, un secondo voucher, un terzo buono, un terzo voucher. E quindi per garantire le cure, chi ha la possibilità economica se le paga di tasca propria. Se pensiamo poi che questo bisogno durerà molto nel tempo, si può riproporre anche ad altre persone della mia famiglia, io prendo in seria considerazione se ho la possibilità di contrarre un'assicurazione. E penso che tanti di noi arrivati a una certa prima della pensione, così ti viene propinato da una finita di questo disegno di legge delega. Pensando a quello che è scritto nel testo e che è la creazione di un sistema nazionale di assistenza anziani, quindi un reparto staccato dal Servizio Sanitario Nazionale, almeno in parte, che viene in capo alla Presidenza del Consiglio con la partecipazione dei vari ministeri. Per noi questo sistema nazionale ha sicuramente lo scopo di ricomporre tutte le risorse finanziarie a disposizione per una vera razionalizzazione. Tant'è che siamo insorti subito quando abbiamo letto che poteva essere rivisto le modalità per l'assegnazione dell'assegno di accompagnamento. Questo rimane ancora nel testo che è ultima versione, magari in modo meno preminente. Si dice anche che lo scopo è quello di semplificare nella miriade, insomma, di sussidi e di possibilità di avere servizi. Si dice anche che da questo fondo, insomma, se ci saranno dei risparmi, questi potrebbero essere reinvestiti, che mi sembra una pura logica aziendale. Io penso che appunto di risparmi non ce ne saranno, perché moltiplicando gli erogatori tra pubblico e privato senza una programmazione e un controllo, è sicuramente che bisogna mettere un tetto a questa spesa, tant'è che nel testo di legge
e viene ripetuto continuamente che i servizi e le prestazioni saranno erogati compatibilmente con le risorse stanziate a legislazioni vigenti. Ultima cosa, quando noi parliamo appunto di valutare i bisogni, noi lo vediamo proprio come un vero percorso di presa in carico che necessita di avere la conoscenza della persona alla quale vogliamo indirizzare i nostri operati, con l'instaurarsi di una relazione durevole nel tempo, perché un progetto si può anche modulare e modificarsi nel tempo, e quindi necessita di un personale con una formazione adeguata e un'adeguata anche motivazione. Credo che è sparita molto la cultura della presa in carico, perché gli operatori sono stati spinti ad eseguire molto le pratiche con protocolli e schemi predeterminati, avendo sempre un occhio alla spesa. Quindi quello che noi auspichiamo anche è che proprio la variabile umana degli operatori torni proprio a essere quelli di persone responsabili e motivate, e quindi che venga diminuito e quasi abolito proprio tutte le forme proprio di sfruttamento anche del personale, quello che poi produce ora la demotivazione e la fuga, nonché la disparità di trattamenti. Io avrei finito. Vi ringrazio molto. Grazie a te Elisabeth, con tanti tanti punti che sarebbero da riprendere e poter discutere su tutto quanto. Passo però subito e non do spazio di altre parole a Maria Grazia Breda della Fondazione Promozione Sociale di Torino, che sicuramente farà un'ulteriore relazione molto corposa e molto interessante. Io mi aggancio chiaramente alla premessa di Elisabeth. Volevo dare intanto un'informazione, visto che ci è stato trasmesso stamattina da una parlamentare di riferimento piemontese il testo, di modo che se qualcuno vuole andarlo anche a recuperare, poi noi lo faremo girare. Adesso abbiamo il disegno di legge che è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Meloni, dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Calderone e dal Ministro della Salute Schillaci. Il testo è stato comunicato alla Presidenza il 27 gennaio ed è arrivato alla Commissione del Senato, Igiene e Sanità, Affari Sociali e Lavoro, il 31 di gennaio. Questo è il disegno di legge sul quale le commissioni sia del Senato che della Camera sono chiamati a dare il loro parere. Speriamo di riuscire a trovare dei pertugi per poter introdurre alcuni richiami, non tanto emendamenti, ma l'obiettivo dovrebbe essere quello di riuscire a inserire delle linee, far approvare dalla Commissione delle linee di indirizzo che recuperino le parti sostanziali che qui non ci sono. Il disegno di legge arriva da un percorso lontano che è lo spostamento graduale che è stato fatto negli anni degli anziani malati cronici non autosufficienti dalla titolarità del servizio sanitario e quindi dal diritto esigibile alle cure sanitarie senza limiti di durata al comparto socioassistenziale. Sono il risultato di provvedimenti che sono stati approvati dalle regioni. Tutte le regioni hanno approvato delibere che attraverso criteri che sono illegittimi perché non sono previsti dalla legge 833 del 78,
hanno introdotto criteri di accesso e anche valutazioni sociali ed economiche che servono proprio a condizionare il diritto alla prestazione e quindi di qui le famose liste d'attesa per l'accesso tanto alle prestazioni domiciliari, ai centri diurni per Alzheimer, alle RSA. E anche per ottenere quello che i provvedimenti approvati nel 2017, l'aggiornamento dei LEA, dei livelli essenziali di assistenza sociosanitaria, darebbero, nello scritto del disegno del decreto legislativo, ci sono diritti, siamo nell'ambito sanitario, quindi siamo nel campo dell'esigibilità del diritto. Ma attraverso i provvedimenti regionali si spostano gli anziani nell'ambito del settore assistenziale. Il disegno di legge è pericoloso perché praticamente ratifica questo comportamento che è stato messo in atto con provvedimenti regionali, che noi per esempio riusciamo a regolarmente a scavalcare facendo leva sulla norma nazionale attraverso, come citava anche prima Elisabeth, l'opposizione alle dimissioni, tanto in Emilia-Romagna, quanto in Veneto, quanto in Calabria, in Sicilia e in Piemonte, laddove danno dei tempi di durata di ricovero in ospedale o in case di cura o addirittura utilizzano le RSA. Proprio come percorsi con limiti di tempo, riusciamo ad ottenere la prosecuzione delle cure perché facciamo leva sulla legge 833 del 78 che prevede all'articolo 2 senza limiti di durata. Per cui mi puoi anche trasferire in un altro settore, ma comunque mi devi garantire la continuità terapeutica e la presa in carico. Quindi questo significa riuscire ad ottenere anche le convenzioni per quanto riguarda la copertura della quota sanitaria, sia che si rientri al domicilio anche attraverso appunto prestazioni di ADE, ma anche contributi domiciliari laddove ci sono, e sia anche per le RSA. L'istituzione di questo sistema nazionale di assistenza per gli anziani non autosufficienti ha lo scopo di spostare fuori dal servizio sanitario tutta la competenza delle cure di lungo termine degli anziani malati cronici non autosufficienti e lo fa utilizzando anche un sistema perverso che è quello di non chiamarli mai malati, ma parla sempre solo di anziani non autosufficienti, cioè sparisce la definizione di malato e quindi sparisce lo status in base al quale io ho diritto a rivendicare il diritto proprio alle cure del servizio sanitario. Quindi è un'operazione che porta a spostare in un settore che poi è un settore per noi emarginante e vedremo se ci sono anche i termini di agire sul piano della contestazione dal punto di vista della costituzionalità di istituzione di un settore separato dal servizio sanitario universalistico solo per gli anziani, perché è proprio la chiusura del cerchio, ecco, di tutto quello che è stato cercato di fare praticamente da pochi anni dopo l'approvazione della legge 833. Cioè il problema grosso è che se voi leggeste i documenti che sono stati approvati anche dal Consiglio Superiore di Sanità negli ultimi 2 anni, la preoccupazione non è quella di garantire le cure sanitarie in base ai bisogni dei malati cronici non autosufficienti, prioritariamente a domicilio, laddove appunto c'è la praticabilità e la possibilità di essere curati a casa, aiutando anche con contributi sanitari appunto la permanenza perché le persone si possono avvalere anche di aiuti.
La preoccupazione è quella di trovare il modo di razionalizzare le risorse perché la popolazione anziana aumenta troppo. E quindi il nodo cruciale è quello di trovare il modo per spostare in un ambito che è quello delle politiche sociali, quello dove si trova appunto incardinato il DDL, che è un ambito che non garantisce diritti esigibili. La Corte Costituzionale si è pronunciata nel 2020, precisando proprio la differenza sostanziale per quanto riguarda l'esigibilità del diritto legato anche all'obbligo dello Stato di garantire le risorse. La sentenza 62 del 2020 ha precisato che di regola la garanzia delle prestazioni sociali, cioè quelle che sono appunto previste nel DDL di cui stiamo parlando, la garanzia delle prestazioni sociali deve fare i conti con la disponibilità delle risorse pubbliche. Infatti, se voi leggete il testo, e vi invito a leggerlo, trovate il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente che viene ripetuto circa 10 volte. Tale ponderazione, e quindi questa considerazione delle risorse, non può riguardare la dimensione finanziaria e attuativa dei LEA. Nessuna esigenza di carattere finanziario può essere fatta valere a giustificazione della mancata attuazione dei LEA. Quindi la differenza sostanziale ed il motivo per cui è importante riportare nell'ambito del servizio sanitario e delle prestazioni di lungo termine che rientrano nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, perché i LEA sociosanitari sono attaccati alle prestazioni sanitarie, sono dentro il servizio sanitario. È fondamentale per evitare di finire come scarti della sanità in quello che è il calderone delle politiche sociali che non ha competenze né ovviamente obblighi né personale né risorse per garantire le cure sanitarie e sociosanitarie ai malati cronici non autosufficienti. Il nodo cruciale, quindi, primo per analizzare la legge, è proprio capire questo aspetto, che il colpo più grosso è proprio quello di spostare completamente la competenza dal fatto che sono malati cronici, non più autosufficienti, quindi malati gravi, ricondurli ad una condizione di non autosufficienza, dimentichiamo il fatto che sono malati, sono non autosufficienti, quindi li trasformiamo in casi sociali che hanno solo bisogno di assistenza e quindi li mettiamo dentro le politiche sociali che sono condizionate dalle risorse e quindi la valutazione che loro fanno unica, di cui ha parlato già anche Elisabeth, è lo strumento tecnico che viene costruito proprio per razionalizzare tutte le risorse che sono disponibili in questo momento per gli anziani, i malati non autosufficienti e anche le persone con disabilità, perché non si sentano sicure le persone con disabilità, perché li stanno intortando in questo momento facendo finta che le loro garanzie siano tutte salvaguardate, ma nel momento in cui prevale una malattia cronica rispetto alla disabilità, chi segue i casi individuali sa che già oggi dal malato psichiatrico alla persona con disabilità fisica che a seguito di un ictus, magari appunto, ha anche problemi di demenza, non è più considerata una persona con disabilità, ma viene subito considerata come una persona similare agli anziani malati non autosufficienti. E quindi le comunità stesse non li vogliono più perché? Perché dicono: ah, ma noi non abbiamo il personale che è in grado di seguire un malato non autosufficiente. E quindi la questione riguarda tutta la non autosufficienza. E questo è l'altro nodo su cui bisogna fare. Sembra che
qualcuno sia più difeso di altri. In realtà l'obiettivo è proprio quello di andare a spostare chiunque si trovi in una condizione di dipendenza dall'aiuto di altri nell'ambito delle politiche sociali, dove non avrà diritti, sarà valutato e sarà valutato anche in base alla sua situazione economica, perché, come succede già oggi, se le risorse non sono sufficienti, perché volutamente nel settore sociale non devono riguardare tutti i malati, ma devono riguardare le persone che hanno anche difficoltà economiche, siamo nell'ambito dell'articolo 38 della Costituzione, non dell'articolo 32. Se hanno politiche sociali, devono intervenire nei confronti degli inabili, quindi non autosufficienti, e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, quindi non per tutta la popolazione come è dentro il servizio sanitario. Il problema quindi delle politiche sociali è stato in qualche modo istituito come sistema, perché così facciamo confluire tutte le risorse delle politiche sociali per la non autosufficienza e facciamo confluire l'indennità di accompagnamento, che è l'altro, che è il malloppo sostanzialmente, perché sono circa 9 miliardi nell'ultima ricerca che ha fatto Well Forum con i dati ultimi a disposizione, sono 9 miliardi a copertura di 1.400.000 over 65. Dai 65 agli 85 e più, questa è la fascia di popolazione che si cerca di spostare nelle politiche sociali, per cui una fetta di queste non avrà più diritto all'indennità di accompagnamento, perché siamo nell'ambito delle politiche sociali, non sarà più un diritto esigibile sulla base solo della condizione clinica della persona, sarà valutato dalla commissione unica, la quale commissione unica terrà conto di tutta una serie di criteri, tra cui anche quello delle tutte le varie risorse che potrebbero essere messe a disposizione e nonché della situazione economica e sociale dell'interessato. Quindi il nodo cruciale è che lo spostamento è a monte. A monte si spostano i malati in un settore dove non ci sono diritti, non ci sono diritti, quindi non ci sono risorse adeguate. E per dare le risposte si inventano le commissioni uniche, non ci sarà più la commissione INPS, la commissione dell'ASL, la commissione, ma ci sarà questa unica commissione nell'ambito delle politiche sociali con i criteri delle politiche sociali. Questo è il colpo grosso che si sta realizzando a danno di 1,5 milioni di malati cronici non autosufficienti oggi, ma anche in futuro. Tra l'altro, in questa ricerca viene fuori che è già da tempo che si sta colpendo sull'indennità di accompagnamento, perché i ricercatori mettono in luce che dal 2011, al precedente dato, al 2016, che è l'ultimo dato che hanno, sono già scesi di circa l'8% il numero delle persone che hanno ottenuto l'indennità di accompagnamento. E noi sappiamo che sono sempre più gravi e più complicati i malati cronici non autosufficienti, e invece le commissioni di valutazione INPS hanno aumentato la selettività dei criteri, e i ricercatori evidenziano che probabilmente hanno proprio avuto l'indicazione dall'alto di ridurre appunto il riconoscimento dell'indennità, proprio perché si riduce così anche l'ammontare delle risorse che vengono investite. Quindi i nodi cruciali sono questi. Che cosa possiamo fare? Ne ragionavamo prima dell'incontro, ci sono degli spazi su cui si può lavorare, e questo appuntamento ha anche lo scopo di condividere intanto le preoccupazioni, e poi anche di cominciare a fare nei propri territori anche controinformazione, perché questo disegno di legge
È forte perché c'è una forte propaganda e c'è soprattutto un appiattimento anche dei mezzi di comunicazione. C'è un copia e incolla di documento base che è stato predisposto, che vende bene, racconta, fa un'ottima narrazione, ma va bene per chi non si interroga e non va a leggere il testo. Per cui il nostro dovere è quello almeno di mettere a nudo quello che dice veramente questo disegno di legge e non quello che ci viene raccontato, perché viene raccontato che tutto andrà meglio, che saranno finalmente aiutati gli anziani non autosufficienti, che ci saranno appunto cure domiciliari e non è vero niente, perché non ci sono le risorse, non ci sono le condizioni. Per questo che la spinta è quella di insistere con le commissioni perché ci mettano degli impegni nei confronti del governo perché sia risottolineata la competenza del servizio sanitario per tutti i malati, compresi i malati cronici non autosufficienti, siano rafforzate le prestazioni di lungo termine che rientrano nei LEA e sia introdotto come LEA anche il contributo nell'ambito delle prestazioni domiciliari, che è la svolta, questa sì, innovativa per poter creare l'alternativa ai ricoveri e non impoverire le famiglie o non buttarle anche in mano a polizze assicurative o quant'altro. Grazie. Grazie Maria Grazia, lo scenario è veramente terribile e come dici tu dobbiamo, oltre che prenderne bene consapevolezza, organizzare anche proprio tutta una serie di iniziative. Di questo cercheremo anche, se riusciamo, di parlarne alla fine di questo incontro. Già alcuni hanno chiesto di intervenire, però terminiamo le relazioni che abbiamo preparato perché è importante che si analizzi proprio bene tutti i punti e si prenda conoscenza. Per cui adesso do la parola a Donatello Liosi, presidente dell'Associazione Diana di Verona, che con anche il supporto delle slide ci introduce punto per punto a quelli che sono le criticità principali di questo disegno di legge per le persone Buonasera a tutti, anziane. grazie. Io adesso appunto condividerò con voi lo schermo perché mi appoggerò a delle slide esplicative che riassumono un attimo i punti più critici e quelli che già ha evidenziato Maria Grazia Breda nella sua presentazione, ma che troviamo proprio scritti puntualmente all'interno di questo disegno di legge. Quindi, un secondo di pazienza e iniziamo la discussione. Allora, come già ha ripetuto più volte la Presidente di Fondazione Promozione Sociale, la parola tabù che noi troviamo all'interno di questo disegno di legge è la parola malato. La stessa cosa è accaduta anche all'interno delle missioni 5 e 6 del PNRR. Sembra quasi che si voglia, come dire, rendere invisibile questa figura, no, della persona non autosufficiente, negando proprio il fatto che sono le patologie croniche o degenerative che hanno determinato poi la sua condizione di non autosufficienza. Vorrei fare una precisazione, cioè dire che la condizione di non autosufficienza non è prerogativa esclusiva della persona anziana, come anche questo è già stato detto prima. Quindi ricordiamoci che tutti possiamo diventare non autosufficienti. Vi presento ora una slide che mi serve giusto per farvi appunto, come dire, prestare attenzione ancora a questo concetto, no? In questa slide abbiamo preso un caso, neanche tra i più gravi dal punto di vista dell'assistenza sanitaria e del bisogno di sorveglianza,
una persona anziana di 86 anni con ipertensione arteriosa, diabete mellito, un postumi di ischemia cerebrale che ne hanno ridotto parzialmente le capacità cognitive residue, poliartrosi che limita la deambulazione, osteoporosi grave, broncopneumopatia cronica. Questo paziente, che come ripeto non è neanche tra i più gravi, si trova comunque nell'assistenza che deve ricevere ad assumere ben 12 farmaci nell'arco delle 24 ore in 21 somministrazioni giornaliere, il che significa con almeno tre precauzioni per quanto riguarda l'assunzione dei farmaci, altrettante per quanto riguarda l'attività fisica, una serie di misurazioni per i parametri della glicemia e la pressione arteriosa e tutta una serie, un'altra serie di interazioni che possiamo immaginare. Quindi questo un caso, tra l'altro, questo è il soggetto di cui stiamo parlando quando ci immaginiamo la persona non autosufficiente, quindi non l'anziano solo che non riesce ad andare a fare la spesa. Non l'anziano che ha appunto problemi di tipo sociale, ma un anziano o comunque una persona che ha un grave problema di salute. Ed ora cominciamo a prendere punto per punto il nostro disegno di legge. Salta subito all'occhio che all'interno di questo disegno di legge non esistono nuovi diritti e non esistono nemmeno diritti certi. Questo ce lo dice subito l'articolo 1. L'articolo 1 parla subito di livelli essenziali, LEPS, che sono quelli delle prestazioni sociali, come è stato appena detto, prevedendo che a stabilire gli aventi diritto alle prestazioni e che queste vengano erogate sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente. Condizione, come è stato detto, già ripetuta 13 volte nel testo, questo significa che stiamo spostando l'assistenza di quelle persone malate croniche dal comparto sanitario al comparto sociale. E parsene saranno gli ambiti territoriali sociali, quelli afferenti ai comuni, i cosiddetti ATS. Ma allora, da dove vengono le risorse previste per dare attuazione a questo DL? L'articolo 8 precisa subito che intanto dall'attuazione delle deleghe del disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e questo quindi significa quello che c'è, quando non c'è più è finita la pacchia. La seconda è che precisa e chiarisce molto bene che sono le risorse del comparto delle politiche sociali e socio-assistenziali alle quali già accedono tutti i cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, che rientrano nell'articolo 38 della Costituzione. Alla fine di questo, la conclusione qual è? La conclusione è che non ci sono diritti esigibili, cioè assolutamente certi, perché le risorse saranno quelle disponibili a legislazione vigente. E, come detto prima, non dovranno derivare alcun nuovo onere o maggiorazione di onere per la finanza pubblica. Arriviamo alle cure domiciliari. Per quanto riguarda le cure domiciliari, noi vediamo che al servizio di assistenza domiciliare di competenza del comune, il detto SAD, ho paura che vi venga coperta una parte della slide, ma mi spiace perché. Vabbè. Unisce il servizio di assistenza domiciliare integrata di competenza dell'ASL. Anche qui la presa in carico è assicurata entro i limiti e i termini definiti dalla programmazione integrata socio-assistenziale, socio-sanitaria statale e regionale. Sempre perché la finalità è la razionalizzazione dell'offerta vigente della prestazione sociosanitaria. Quello a cui dobbiamo prestare attenzione è che le risorse stanziate nella missione 6 del PNRR, 2,7 miliardi di euro, a cui questo disegno di legge è strettamente legato, come ha specificato anche Elisabeth,
sono destinate a implementare soltanto le prestazioni sanitarie dell'ADI, quindi quello che è l'assistenza infermieristica, OS, eccetera. Sebbene non siano sicuramente sufficienti da sole a soddisfare i bisogni che nelle 24 ore, i bisogni diciamo indifferibili, di prestazioni indifferibili che la persona non autosufficiente curata a domicilio deve avere e deve ricevere. La conclusione è che non sono previsti nelle prestazioni sanitarie domiciliari rientranti nei LEA, contributi o assegni di cura a sostegno delle prestazioni di cui necessitano i pazienti a domicilio. Ed è previsto solo l'incremento delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata al massimo di 18-20 ore all'anno. Ma a chi deve richiedere le prestazioni il malato non autosufficiente per quanto riguarda le cure di lungo termine? Anche qui l'articolo 1 è molto, diciamo, preciso, no? E dice che, salvo i casi di acuzie e di post-acuzie, il malato deve rivolgersi ai servizi socio-assistenziali per tutti quei bisogni di prestazioni di tutela alla persona. Che però in questo caso rientrando nei servizi socio-assistenziali e quindi facendo riferimento ai livelli essenziali di prestazioni sociali, al contrario del REA, dei LEA non sono diritti esigibili. Sempre perché, e questo deve essere un mantra che non dobbiamo dimenticare, tutte le prestazioni vengono erogate compatibilmente con le risorse disponibili. Cosa significa questo? Questo significa che effettivamente proprio c'è scritto che i malati cronici non autosufficienti non sono più di competenza del servizio sanitario. Tutte le prestazioni indifferibili di cui necessitano nelle 24 ore e che se fossero all'interno di una struttura sanitaria sarebbero garantite dal servizio sanitario. Okay, perché quando noi siamo in ospedale o in RSA queste prestazioni ci vengono fornite. Per quanto riguarda i malati cronici a domicilio, il disegno di legge, come si dice, assegna, queste competenze in capo ai comuni e quindi all'assistenza. La conclusione è che in questa maniera tutti i malati cronici non autosufficienti, e quindi non solo gli anziani, ma anche le persone con disabilità, vengono escluse per le cure socio-sanitarie di lungo termine dal Servizio Sanitario Nazionale. A questo proposito, addirittura, il disegno di legge prevede la realizzazione di un sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente, cosiddetto SNAA, articolo 4.3, che ammesso che sia rimasto sempre lo stesso nella nuova versione, comunque, come oggi interviene soltanto per i poveri. Cosa cambia poi per quanto riguarda la valutazione e la determinazione anche di chi può accedere a queste prestazioni? Allora, la valutazione che fino ad oggi, che ad oggi, scusate, è in capo alla commissione dell'INPS, che esamina le condizioni di carenza di salute del malato non autosufficiente, nel disegno di legge viene sostituita da una commissione unica che è stata anche prima nominata. Questa commissione procede con una valutazione multidimensionale che identifica i bisogni della persona e quelli del nucleo familiare. Ma c'è una cosa da dire e da evidenziare, che mentre prima la commissione INPS, che ovviamente agisce in ambito di previdenza, in ambito previdenziale, questa commissione unica è collocata invece nel settore dell'assistenza e quindi non più verrà erogata la prestazione o il diritto in base al diritto soggettivo del singolo, ma in base a delle valutazioni anche di tipo economico. Il budget di cura e assistenza che viene nominato nell'articolo 4, la lettera H.3, definisce poi le risorse complessivamente attivabili a
ai fini dell'attuazione del piano di cura. Cambia quindi la valutazione per l'accertamento delle condizioni all'accesso alle prestazioni di competenza statale. C'è anche un attacco all'indennità di accompagnamento, ma questo, diciamo, più che altro è previsto, lo vediamo nell'articolo 5, che parla tra l'altro appunto della sostenibilità economica e della flessibilità dei servizi, però sempre compatibilmente alle risorse disponibili. Vorrei che ora della fine della mia esposizione foste anche veramente stanchi di sentire questa frase, me lo auguro. Introduce in via sperimentale un'opzione per gli anziani non autosufficienti, un'opzione per cui è possibile avere una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale, erogabile a scelta, quindi, sotto forma di trasferimento monetario o di servizio alla persona. Attenzione però, perché la prestazione è sostitutiva dell'indennità di accompagnamento. E questo è gravissimo, perché l'impianto dell'indennità di accompagnamento, come è stato anche ripetuto prima, ma non fa male ripeterlo, ovvero sancito dalla legge 18 dell'80, è una somma che viene erogata per compensazione, diciamo, a titolo di compensazione di quello svantaggio che la persona ha con il suo grado di non autosufficienza, e quindi che consente di fare delle scelte di vita non certamente riconducibili a un progetto di cura o di vita che sia deciso da altri. Questi, diciamo, i punti importanti, oltre al fatto che sono previste anche, come si dice, contributi o sgravi per le prestazioni domiciliari, per i costi del lavoro di cura fornito magari da badanti o da caregiver. Però anche questi, come sempre, nell'ambito delle risorse disponibili. Concludo. Cosa è importante chiedere allora al governo? È importante ribadire la competenza sanitaria nella cura, sia in fase di acuzie che a lungo termine, dei malati cronici non autosufficienti. Assicurare il rispetto del diritto del malato non autosufficiente di essere curato nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e non di essere esternalizzato in un contenitore che è un sistema di assistenza e non, diciamo, sanitario, quindi. Di non consentire appunto la creazione di questo contenitore che naturalmente prevede l'accesso alle prestazioni in base a criteri che esulano dal solo fabbisogno sanitario e di tutela della salute dell'utente, e di difendere l'impianto fondamentale della conquista previdenziale dell'assegno di accompagnamento. Salto alcune slide perché vorrei arrivare al punto con cui concludo, ed è quello dei principi da esplicitare nel nuovo testo del provvedimento. Riconoscimento della non autosufficienza come un problema di carenza di salute. Questo è fondamentale per impedire di scaricare questi malati dal servizio sanitario al comparto sociale. La conferma del pieno e immediato diritto esigibile alle cure sanitarie e sociosanitarie già previste dalle leggi vigenti, articoli 3, 23 e 32 della Costituzione, oltre all'833 del 78 e via dicendo, e confermare che le prestazioni, come ha detto già Maria Grazia Breda nella sentenza della Corte Costituzionale nel 62 del 2020, che le prestazioni sociosanitarie definite nei LEA sono diritti esigibili e non possono essere condizionate per un'eventuale dichiarata carenza di risorse.
Io con questo ho concluso e vi restituisco la parola e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie Donatella e grazie proprio a tutte quante. Come abbiamo visto, la situazione è veramente molto molto critica. Lo era già prima di questo disegno di legge, ora lo è più che mai. Dobbiamo, come abbiamo cercato già di fare come coordinamento, attraverso l'appello che abbiamo fatto al governo e al Parlamento, dobbiamo cercare di farci sentire e di creare una condizione di freno in qualche modo rispetto a questo disegno che sta andando avanti. Per cui credo che sarà importante e penso che se siete qua presenti è perché condividete questa nostra preoccupazione. Penso che sarà importante lanciare per il mese di marzo, visto che comunque è entro un mese che dovrà partire in modo più concreto l'iter legislativo, rilanciare alcune iniziative. Noi pensavamo anche proprio di riformulare il nostro appello e poterlo sottoscrivere da più associazioni, comitati, sindacati, cittadini. Movimenti di ogni tipo e prevedere anche proprio delle iniziative territoriali, magari presso le prefetture, e fare in modo appunto di continuare questa richiesta di prima di tutto di confronto e prima di tutto ancora di fermare questo disegno di legge e soprattutto questi punti che stanno procedendo veramente in modo molto veloce e anche, come diceva Maria Grazia, con anche il consenso e l'accordo di molte organizzazioni che forse non hanno colto che c'è un passaggio epocale che va proprio a scardinare e a modificare tutto quello che è scarso e in difficoltà, ma l'assetto sanitario che riguardava queste persone. Per cui questo è quello che poi un po' vediamo se o oggi alla fine di questo incontro o nel proseguo dei nostri momenti di incontro cercheremo di lanciare proprio come iniziativa urgente da realizzare tutti insieme. Allora, io aprirei la discussione. Avevo già preso del nota di alcuni di voi che sia nella chat che con l'alzata di mano hanno messo i nomi, spero di non sbagliarmi, però io ho un primo intervento di Achille Zasso e poi di Elena Brugnone dell'associazione ADNA, poi vi presentate bene voi e a seguire avevo Josi. Bruna Bellotti, adesso vedo un'altra alzata di mano, però non so adesso bene chi sia. Comunque, cominciamo con Achille Zasso, primo intervento. Laura, sono Caterina, Ah, sono io. scusa, ciao. MCD sono io. Alla fine, quando finisco. Ok, va bene. Porcetto pollo, sì. Naturalmente, abbiate Ah, cosa pazienza. mangio? C'è petto di pollo, Ave sì, ma lo faccio No, anche a chiudete il lui, ma con salsina. microfono, Margaret Margaret Mitrotti, Mitrotti. sente tutto. No, dicevo, cercate di contenerlo in 5-7 minuti, ecco, cerchiamo in modo che riusciamo, visto che siamo in tanti, riusciamo a fare un po' di Massimo 5 intervento. minuti, Per cui, Massimo, va bene, ok. certamente. Achille. Ecco, brevemente. Credo che questo disegno di legge che è stato presentato, come sappiamo tutti, dal governo Draghi nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri, beh, faccia parte e si ricolleghi abbastanza organicamente con la legge finanziaria, la legge di bilancio. Approvata successivamente dal governo Meloni. Cioè, voglio dire, una continuità, un continuum, non solo in provvedimenti che sono stati presi, che vengono presi nel campo del welfare, ma anche complessivamente dell'economia. Questo
con questa legge di bilancio, beh, e con questa diciamo specifico disegno di legge sulla non autosufficienza, c'è una dichiarazione di guerra non solo ai poveri, ma ai fragili. Ecco, io credo che la caratteristica di questo disegno di legge abbia questo connotato, l'attacco alla fragilità, al mondo, diciamo, degli anziani che ha maggiori problemi di carattere sanitario. L'impronta, diciamo così, che ha questo disegno di legge è di asprezza, di brutalità, a me pare. Perché tra l'altro non tiene conto di bisogni, di esigenze fondamentali. E diciamo che è in perfetta continuità con la politica, diciamo così, fatta dal governo Draghi precedentemente, e che sarà una politica di questo governo di maggiore austerità del governo precedente, di diminuzione della spesa sociale, di aumento delle tasse e così via dicendo. Il disegno di legge propone, è stato già detto molto, apprezzo quindi tutte e tre le relazioni, che sono molto dettagliate, organiche e molto belle, insomma. Il disegno di legge propone l'abolizione o comunque mette in discussione questo pericolo dell'indennità di accompagnamento, della scomparsa del e prevede soprattutto fondi limitati per i malati non autosufficienti, estrapolando, ecco, il malato non autosufficiente, l'anziano definito impropriamente non autosufficiente, estrapolandolo dal mondo, dall'ambito della sanità e quindi della 833, della riforma sanitaria, e collocandolo in un settore che è di carattere, è l'assistenza. Questo è già stato detto. Quindi è stato detto anche ghetto degli inguaribili. Ecco, mentre naturalmente le leggi che ci sono in questo Stato, in questa Repubblica, prevedono che la malattia non debba avere un limite nell'assistenza, ma debba essere continuativa e non debba, soprattutto questo la Costituzione, riguardare un limite all'età. Allora, tutti i diritti della sanità pubblica, i diritti che sono previsti nella sanità pubblica, a un anziano non autosufficiente vengono diminuiti. C'è un declassamento, una sorta di derubricazione del diritto degli anziani da diritto totale come previsto, come dovrebbe essere previsto, non lo è, lo sappiamo benissimo che per la sanità che abbiamo oggi e per gli indirizzi che ci sono, tutt'altro che sicuro è il diritto ad essere curati nel caso di malattia, ma dovrebbe essere garantito a tutti. Invece qui non è così, con il disegno di legge sulla non autosufficienza, e non è così. E viene attuata una sorta di, diciamo, ghettizzazione per chi viene considerato non più produttivo, con la creazione di un serbatoio, e il provvedimento sottrarrà diritti a queste categorie di cittadini. La malattia degli anziani verrebbe cioè declassata. Gli anziani sono declassati, sono una categoria inferiore, sono una categoria con questa legge. Per questo bisogna naturalmente cambiarla radicalmente. Noi abbiamo presentato al congresso regionale della CGIL Lombardia un disegno, un ordine del giorno per, diciamo, contrastare, per modificare radicalmente questo disegno di legge, e comunque per aprire una battaglia, per aprire un'azione sindacale che naturalmente lo contrasti e lo modifichi. Ma questo disegno di legge, pensate, ordine del giorno non è stato neanche preso in considerazione, non è stato neanche discusso. Quindi c'è una situazione di estrema gravità, a mio parere, nel mondo, perché quello che si dice in una parte del mondo sindacale, non certo da parte di altri compagni, di altre aree sindacali, ma da parte della CGIL, dello SPI-CGIL, si dice che in sostanza la legge
degli anziani, questa legge, questo disegno sulla non autosufficienza ci preserva. Pensate l'assurdo di questa affermazione, ci preserverebbe dalla privatizzazione di un settore che sarebbe un boccone, diciamo, molto molto ambito dal punto di vista delle grandi società, delle multinazionali o anche delle cooperative sociali organizzate in questo paese, perché si è privatizzato. Questo naturalmente è inaccettabile. Noi riteniamo, ecco, che debba essere pubblico questo servizio, assolutamente pubblico, come tutta la sanità del resto, per la quale naturalmente ci combattiamo anche all'interno del coordinamento regionale per la sanità pubblica della Lombardia. E quindi diciamo che in sostanza dobbiamo da un lato opporci sicuramente a tentativi di privatizzazione, sappiamo che ci sono multinazionali e finanziarie, qualcuno ha parlato prima della possibilità di fare delle convenzioni, di ottenere, cioè, e questo è un fatto molto diffuso, molto, molto presente. E quindi noi dobbiamo porci da un lato a questa tentativa di privatizzazione, dall'altro lato però, l'altro ambito è opporci a una, diciamo, uno snaturamento del carattere pubblico e diciamo della sanità intesa complessivamente, non ridotta a semplice non autosufficienza. C'è anche dal punto di vista del linguaggio, del lessico, una, diciamo, derubricazione del concetto di sanità, un cambiamento del concetto di sanità in un falso concetto di autosufficienza. Ecco, io dunque vorrei... Concludi, per favore. Concludo subito. Ecco, voglio richiamare però una cosa che è fondamentale, importante, per la quale noi ci siamo impegnati, noi, diciamo così, di alcune aree sindacali interne della CGIL, è vero, ci siamo impegnati a fare. È la battaglia perché, diciamo, non passi inosservato, non passi sotto silenzio il problema dei morti, delle migliaia e migliaia di morti anziani nelle RSA. Questo deve essere un fatto che non può essere dimenticato. E diciamo, questo problema è stato sollevato, è stato preso in carico, se possiamo dire così, da associazioni di parenti e alcuni hanno fatto delle cause, i tribunali, molti tribunali hanno evitato di far andare avanti la causa, l'hanno insabbiata, hanno cercato di archiviarla, alcune sono state riesumate, alcune cause, ma i risultati ancora non ci sono, cioè non può passare inosservato strage di morti che c'è stata fra gli anziani nelle RSA, sulle quali naturalmente bisognerebbe aprire un lungo capitolo, perché anche qui c'è un ingresso massiccio del capitale delle multinazionali che diciamo hanno trovato questo terreno come un terreno utile per fare super profitti e guadagni enormi. Basta pensare Corian, Cos, la San Donato di Milano. Basta. Achille, magari se ci mandi la mozione può essere un documento che senz'altro può essere socializzato. Grazie. Sì. Grazie. Elena, tocca a te. Sì, buonasera. Io parlo a nome di 8 associazioni umbre della rete ADNA, che si sono alleate per costituire una rete associativa e promuovere l'attuazione del diritto alle cure, alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie per i malati cronici non autosufficienti e per le persone con disabilità e limitatissima autonomia in Umbria. Abbiamo un sito www.adna.it dove, se chi di voi è interessato, potrà vedere un po' la nostra storia, il nostro manifesto costitutivo, le associazioni che fanno parte e le iniziative.
Noi siamo come rete associativa, partiamo già nel manifesto costitutivo dall'articolo 1 della legge 833 del 78 e quindi per noi è fondamentale che siano garantiti i diritti delle persone non autosufficienti, quelli vigenti e che siano creati previsti nuovi diritti. Per cui siamo molto preoccupati pericoli di questo disegno di legge sulla non autosufficienza e come associazioni quindi aderiamo e riteniamo importante anche un'audizione, ad esempio, in Commissione Sanità e nella Commissione della Camera competente, visto che a loro è passato il disegno di legge per un parere, sperando che anche attraverso i nostri parlamentari ed è ciò che faremo in Umbria si possa ottenere un aiuto per avere delle indirizzo che siano date appunto dalle commissioni parlamentari al governo in modo che quelli che comunque le leggi sanitarie vigenti prevedono come diritto alla salute riconosciuto anche agli anziani malati cronici, alle persone malate croniche non autosufficienti, diritto che non è previsto, per fortuna, che sia abrogato nel disegno di legge. Infatti la finalità del disegno di legge non è quella di abrogare le leggi sanitarie vigenti, dico per fortuna, e questa è un'osservazione che volevo fare in riferimento alle relazioni, ringrazio le relatrici che sono state fatte con le slide, sicuramente anche se non vengono abrogati i diritti previsti dalla legge 833 del 78 e dai LEA, quelli vigenti, può prevedere il trasferimento di competenza dalle politiche sanitarie alle politiche sociali per i malati cronici non autosufficienti non definiti e non riconosciuti come malati espressamente nel disegno di legge, crea dei pericoli e noi siamo preoccupati fortemente per questi pericoli. Per cui riteniamo che sia importante che il pericolo di limitare, comprimere i diritti vigenti e non dare spazio, come è stato detto anche dalla Maria Grazia Breda e da Donatella Uliosi, dare spazio per fare proposte di integrazione dei LEA in modo da garantire una riqualificazione delle residenze sanitarie e sociosanitarie e da garantire un'effettiva priorità del diritto alle cure domiciliari come alternativa al ricovero in ambito LEA, e questo è un pericolo perché se questi malati vengono spostati nel sistema di assistenza sociale, di assistenza per i non autosufficienti, facente capo al Ministero del Lavoro, cioè Presidenza del Consiglio o Ministro del Lavoro anziché Ministro della Salute, ovviamente c'è il pericolo che non sia più competente la sanità poi per programmare e gestire anche le prestazioni LEA future, e questo ci preoccupa. Sulla questione risorse limitate a legislazione vigente, volevo solo fare una mia osservazione particolare, che è ovvio che le risorse sono limitate in tutti i settori, ma le risorse sono più limitate per le politiche sociali rispetto alle risorse a disposizione per le politiche sanitarie. Io credo che sia importante evidenziare questo aspetto come ADNA riteniamo che sia importante che oltre ai diritti che sono già previsti dalle leggi vigenti e che devono essere garantiti, e quindi speriamo in linea di indirizzo che li garantiscano, sarebbe importante avere spazio perché siano previsti nuovi diritti in ambito LEA
per promuovere il diritto prioritario alle prestazioni sanitarie domiciliari. E la nostra rete associativa, insieme alla Fondazione Promozione Sociale di Torino, nel novembre 2021, ha lanciato una petizione online proprio per ottenere progetti individualizzati di cura con una legge nell'ambito di riordino degli interventi per la non autosufficienza. Proprio speravamo che in questo disegno di legge venisse previsto questo. E nella petizione chiediamo, la raccolta firme online è ancora in corso, poi vi metterò nella chat il link della petizione, chiediamo che sia previsto anche il diritto esigibile a contributi economici analoghi a quelli che in base ai LEA e per legge devono essere garantiti dalle per i ricoveri convenzionati in strutture sociosanitarie residenziali. Perché lì vediamo una discriminazione dei malati curati a casa dai familiari che spesso sostengono costi psicofisici ed economici pesantissimi e invece appunto la normativa vigente vede che ogni giorno il malato in condizioni similari, non autosufficienti, ricoverato in via definitiva nelle strutture, possa ricevere un contributo economico pari almeno al 50%, 70% per le persone con disabilità dall'ASL. E quindi c'è un'evidente discriminazione in base al setting di cura di malati non autosufficienti ed è fondamentale che sia promossa in ambito LEA la priorità delle cure domiciliari, sia con progetti di cura sostenuti dall'ASL e comprensivi anche di questi contributi economici che come rete ADNA chiediamo al Parlamento e al Governo di prevedere. Ci sono già delle proposte di legge in Parlamento sul tema. Un'ultima cosa è quella che riteniamo importante, che i cosiddetti LEPS, che sono menzionati nel disegno di legge, il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge sulla non autosufficienza parla di LEPS, e siano previsti diritti esigibili per la fruizione di questi LEPS, perché non è previsto nel disegno di legge una esigibilità di queste prestazioni. Quello che noi riteniamo importante è che, ad esempio, per le persone malate croniche non autosufficienti in situazione di povertà ci sia anche l'attuazione, non solo l'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, ma anche l'attuazione da parte del governo con questi decreti legislativi dell'articolo 38 della Costituzione, che prevede il diritto all'assistenza sociale degli inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. Per cui il nostro auspicio è che tutti questi diritti siano resi esigibili e garantiti e ci auguriamo che le commissioni parlamentari possano dare, ci impegneremo in questo senso anche contattando i nostri parlamentari umbri, a dare linee di indirizzo chiare nel rispetto della Costituzione e delle leggi vigenti e riconoscendo le esigenze sanitarie e sociosanitarie indifferibili di malati che nel loro ultimo periodo di vita rischiano di ritrovarsi da soli in situazioni di abbandono, di grave disagio, con famiglie in grave difficoltà, e questo non è giusto. Ok, grazie. Grazie Elena. Tocca a Josy. Ricordo sempre 5 minuti. Cercherò di essere brevissimo. Innanzitutto voglio ringraziarvi per il contributo che avete dato attraverso il vostro lavoro, che non ci ha lasciato indifferenti. Parlo, diciamo, riferendomi a quella che è l'area di opposizione sindacale in CGIL e in particolare nello SPI di cui faccio parte. Abbiamo potuto
nel corso del congresso che è ancora attivo della CGIL, avanzare una serie di critiche rispetto alla posizione portata. Vi rammento, ma anche Achille ne faceva riferimento, che la legge sulla non autosufficienza veniva inizialmente alle assemblee di base presentata come una conquista. Noi abbiamo immediatamente cercato di capovolgere questa impostazione e direi con un certo esito e un grande ascolto, tanto che a differenza di quello che è accaduto in Lombardia, qua in Liguria siamo riusciti a portare un ordine del giorno sino a livello confederale, regionale su questo tema, il che credo non sia poco, poi ho modo di farvelo vedere, eccetera. Dico questo perché effettivamente qua c'è una problematica di fondo, poi che dovrebbe essere affrontata. Allora, sul sistema sanitario nazionale ci troviamo in una condizione di diritto. Il diritto è universale per sua natura. Diversamente, passando un pezzo di sanità al sociale, non abbiamo più un diritto esigibile, in sintesi, ma abbiamo un interesse soggettivo esigibile che altro nella sfera del diritto è subalterno a quello che è in questa fase ovviamente di grande precipitazione del sistema per effetto dei tagli che in 10 anni perlomeno si sono continuamente susseguiti, diventa non solo pericoloso, ma diventa un grimaldello per non solo sfasciare il Servizio Sanitario Nazionale, ma per ricostruire un welfare sociale completamente altro da quello che abbiamo conosciuto. La salute è un terreno primario perché l'individuo si trova in prima battuta di fronte a una scelta, la vita o la morte, la cura oppure l'impossibilità che questa si realizzi. E quindi c'è immediatamente una risposta che più facilmente è soggettiva. È più difficile costruire attorno a queste tematiche una risposta collettiva in grado di invertire le linee di tendenza, anche perché la prevalenza che abbiamo conosciuto della presenza dei privati non come elemento complementare, come poteva essere all'inizio con la 833 del 78, ma anzi in modo sostitutivo si è trasferita, ahimè purtroppo, anche nei contratti collettivi di lavoro. Questa è una delle cose che noi abbiamo posto forza a livello congressuale e che andrà avanti a livello nazionale. E quindi non è cosa di poco conto affermare e avere una certa condivisione, diciamo così, documento che abbiamo fatto è stato assunto sì, dai congressi provinciali regionali dello SPI con una mediazione che però manteneva alcuni capisaldi. Uno tra questi era esprimere una forte contrarietà a piattaforme contrattuali che includessero il welfare sanitario aziendale come elemento di destrutturazione ulteriore di un sistema sanitario di cui peraltro occorre un grande rifinanziamento. Questo non è previsto dal PNRR, per cui si raccontano favole sulla medicina territoriale che riguarda, diciamo, la costruzione di case di cura, ospedali e quant'altro. Nel contempo, proprio sulla non autosufficienza, si apre paradossalmente un portone. Non è un caso che Draghi, penso anche in modo non del tutto costituzionale, in uscita, perché è una pratica non di ordinaria amministrazione quando un governo è decaduto, ha potuto rilanciare su questo piano facendo un grande favore alla sanità privata e alle assicurazioni. Tant'è vero che
abbiamo letto tutti, per esempio, quella proposta di discussione, di incontro sottoscritta da varie organizzazioni e col Ministero della Sanità su un nuovo modello di welfare sociale che prevede anche nel caso della previdenza come attuale oggi l'integrazione con forme di assistenza sanitaria soprattutto per i pensionati e quant'altro. Ora è evidente che diciamo questo processo marcia al pari passo secondo me di un altro aspetto fondamentale di destrutturazione di quello che è l'insieme della nostra diciamo costituzione e l'insieme del ruolo dello Stato, cioè l'autonomia differenziata. Da questo punto di vista, diciamo che sarebbe utile, io credo, integrare maggiormente l'aspetto che riguarda la salute con quello che avanza sul terreno della modifica costituzionale in campo dei diritti che coinvolgono salute, sanità e scuola in prima istanza. E sono le cose di cui stiamo dibattendo in questo momento. Io direi chiaramente in continuità con quello precedente, con politiche liberiste e non certo a favore dei beni comuni, e la salute è un bene sociale comune e quindi voglio dire non stupisce che ci sia una su entrambi i temi ai quali legge sulla non autosufficienza entro tempi strettissimi è cosa estremamente pericolosa dalla quale sarebbe difficile poi tornare indietro. Io penso e suggerirei, ecco, diciamo così, dal momento che molte sono le associazioni che condividono le cose contenute, diciamo, dal seminario, dalla presentazione fatta, apprezzato moltissimo, sarebbe utile una maggiore interlocuzione con le organizzazioni sindacali maggioritarie, in primo luogo per quello che mi riguarda, direi la CGIL, anche perché è l'unica organizzazione di massa che può effettivamente influire dal punto di vista dei rapporti di forza oggi, poiché la sfera politica, per i motivi che tutti conoscono e non sto a ripetere, è ben lontano dal sentire e ricevere, diciamo così, le istanze che provengono dalla società e dai ceti popolari più deboli, tra cui appunto gli anziani e in modo particolare gli anziani non autosufficienti. Grazie. Grazie. E se è possibile faccia avere il documento, l'ordine del giorno. Certo, certo, Laura. Però lo introdurrò con un minimo di spiegazione, quindi okay. Datemi il tempo. Va bene, grazie. Ok, Bruna Bellotti, tocca a te. Sì, scusate, funziona? Sì, funziona, vai. Mi sentite? Sì, ecco. Bene. Avrei per favore una domanda da porre a Elisabeth. Nella sua esposizione, non so se faceva riferimento alle case della comunità o che altro, ha detto a parte certi territori come ad esempio Emilia Romagna e Toscana, vorrei capire meglio dal momento che io sono bolognese, non solo, ma alcuni di voi, molti, hanno rapporti anche con rappresentanti sindacali della Toscana e non mi pare affatto che le cose vadano meglio in tutte e due le regioni. Non solo, ma aggiungo un'altra cosa che è molto preoccupante da quello che è emerso fino ad ora. Allora, si è fatto riferimento al sindacato maggiormente rappresentativo, la CGIL. Ma dove sta la CGIL
quando all'inizio è stato detto che avevano esaltato questo progetto di legge. Non solo, ma non so chi di voi ha letto la lettera aperta alla sanità di Cavicchi, che appunto auspica uno sciopero generale. Non sarebbe ora anche che su questo argomento venisse attuato uno sciopero generale? Perché è una cosa di una gravità inaudita. Ecco, allora io faccio appello ai sindacati, non solo, ma anche i sindacati minori che hanno una forza enorme, ecco, che si veda di strutturare qualcosa in modo da far sentire, al di là delle emozioni che poi lasciano il tempo che trovano. Quello che disturba la Meloni, come ha detto molto bene Cavicchi, è perdere il consenso. Allora, uno sciopero appunto fa perdere il consenso. Vi ringrazio, mi fermo qua. Grazie Bruna. Non entrerei adesso nel merito della discussione, perché poi Elisabeth aveva fatto solo un riferimento sul fatto che in alcune regioni le case della salute erano già state avviate e quindi mi fermerei qua. E inoltre aggiungo che siamo qui proprio per cercare tutti insieme di vedere se ci siamo come movimento, come coordinamento e se possiamo fare delle iniziative significative. Però è importante anche che siamo in diversi e che possiamo farci sentire in un certo modo. Caterina, tocca a te. Sì, cerco di essere breve perché appunto adesso micronometro. Quindi. Allora, due cose. La prima è che ho cercato appunto di diffondere questo nuovo progetto per quello che riguarda la non autosufficienza. Io seguo abbastanza assiduamente un profilo Facebook che si chiama Focus Demenza Diritti e Dignità e la cosa che ho riscontrato è che la gente non mi crede. Cioè praticamente dicono no, non è possibile, non è vero essere che ci sia tutta questa roba. Facevano, io ho chiesto ovviamente di avere la locandina, di avere dei documenti che si potessero diffondere proprio perché c'è questa diffusione di questo gruppo tramite email, insomma c'è una mailing list, quindi si diffondono dei PDF. Io i PDF non riesco a produrli sul web. Comunque, anche quando sono riuscita ad avere la locandina che ha fatto l'associazione Diana, l'articolo che è apparso di Fondazione Promozione Sociale su una rivista credo che si chiami Diocesi, eccetera, leggono poco e comunque anche quei pochi con cui riesco a intercalare non credono che ci sarà questo disastro che è stato preannunciato e che ho anticipato io, cioè io ho detto, io leggo questo, vedo questo, loro mi dicono no, non è possibile. Come tendenza generale sono le persone che leggono il mio profilo, che lo frequentano, sono parenti di persone con demenza, ma ci sono anche molti OSS, ci sono infermieri, ci sono medici, ho molti contatti anche con gli stranieri. Prima cosa. La seconda cosa che volevo dire è che secondo me si è un po' sottovalutato il disegno generale che c'è su questa cosa, che c'è dietro questa cosa, perché faccio un passo indietro e vi parlo di una cosa che apparentemente non è in tema, ma lo è, e che è l'amministrazione di sostegno. Allora, l'amministrazione di sostegno è una legge del 2004, quindi parliamo di quasi 20 anni fa. Cosa ha fatto lo Stato italiano? Lo Stato italiano ha emesso una legge non finanziata in cui si obbliga qualcuno a prendersi cura dei disabili e dei non autosufficienti come completamente gratis. Cioè questa legge non è finanziata, cioè lo Stato ha detto qualcuno deve occuparsi degli anziani, dei malati cronici, di quelli che hanno dei problemi di disabilità eccetera eccetera, anche temporanea, devono fare gratuitamente. Cioè allora dietro questo ovviamente c'è un disegno preciso che è quello che ormai è chiaro, che lo Stato italiano e quindi il Parlamento non ne vuol sapere di spendere soldi per tutta una categoria di per alcune categorie di persone che sono gli anziani,
gli immigrati, i detenuti e i disabili in generale. Quindi, oltretutto, anche con tutta questa promozione, di, allora, questa legge adesso sulla non autosufficienza va di pari passo con quella sulla disabilità, che invece è proprio già una legge approvata, è stato un diktat, un obbligo che gli, gli ha dato la comunità europea, se no loro non l'avrebbero neanche fatta perché non gliene può fregare di meno. E quindi loro hanno detto diamo un contentino, diamo ovviamente risposte alla comunità europea, per come fanno poi sempre, cioè lo Stato italiano fa questo, cerca di dare un contentino all'Europa per favorire il flusso dei soldi, poi dopo quello che succede con le leggi è tutta un'altra questione. Non è più la situazione è proprio completamente fuori controllo, perché non, quello che dice l'Europa diventa poi un'altra cosa. Comunque loro li accontentano ed è finita lì. Allora, a questo punto, quello che è stato deciso è che c'è una legge sui disabili, una legge sulla non autosufficienza, e tutto questo, di nuovo, è improntato e ha l'obiettivo di non spendere soldi. Cosa ha fatto con l'amministrazione? È proprio un disegno fatto benissimo. Cosa hanno fatto con l'amministrazione di sostegno? Il Parlamento ha detto se ne devono occupare i giudici. Perché? Perché i giudici sono gli unici che insieme al Parlamento possono mettere le mani nelle tasche degli italiani. La preoccupazione del Parlamento è solo quella che lo Stato italiano non spenda soldi. Quindi la loro preoccupazione è che le persone che non sono più autonome, che sono anziani, tengano i soldi risparmiati per far sì che si autogestiscano l'assistenza, se la devono fare loro, se la devono pagare loro, non, i comuni non vogliono pagare niente e tutto è incentrato sul fatto che il giudice ha questo assillo, il giudice tutelare, ha l'assillo di dire bisogna risparmiare i soldi. Possono stare degli anziani o dei disabili con 30-40 euro alla settimana? No, però il giudice deve pensare al fatto che se questi vanno avanti per 5, 6, 10, 15 anni ancora non ci saranno soldi, cioè non dovranno poi, quando finiscono i soldi personali, privati, li dovranno chiedere al comune e il comune non li ha, questo lo sanno già. A questo punto non ci sono alternative, anche perché qualsiasi decisione che prenda lo Stato, leggi, LEA, decreti, LEPS, qualsiasi cosa, decade, perché tanto noi non decideremo più nulla, deciderà tutto il giudice, tutti noi avremo un giudice che deciderà che cure dovremo fare, dove dovremo abitare, chi ci dovrà assistere e come ci dovrà assistere. Fine. Quindi via delle persone è finita. Ci mettiamo in questo ordine di idee, qualcuno comincia a preoccuparsi di questa cosa, o se no non ne caviamo i piedi fuori. Allora, andiamo a conclusione. Sì, provare subito con l'ONU, cominciare subito, perché l'ONU può rispondere, lo stanno facendo e possono benissimo darci una mano, e anche tutti i gruppi europei che si occupano di disabilità, perché loro non sanno queste cose e non sanno che in Italia la situazione è così drammatica. Quindi dobbiamo fare riferimento a tutte le associazioni di aiuto e di sostegno, insomma, che ci sono in Europa, perché ci sono dei grossi gruppi, e al Comitato ONU tramite il protocollo opzionale, e ho postato e ho messo qui adesso la risposta che hanno dato, perché danno gli ordini all'Italia poi di muoversi in conseguenza, perché se no dovremmo fare tutti noi delle vertenze legali, personali, per avere un minimo di assistenza. Fine. Grazie. Enrica Gabelli. Ciao, sarò brevissima. Sì, io sono qui come rappresentante del sindacato CUB Sanità Italiano, e offriamo ovviamente il nostro appoggio totale a qualsiasi tipo di lotta che si vuole mettere in campo. Evito di rifare tutte le considerazioni che sono state fatte ampiamente e che chi lavora nel settore conosce alla perfezione, quindi non, la presentazione che è stata fatta mi sembra che sia non esaustiva di più.
niente, volevo appunto far sentire la nostra voce e dire che a livello sia locale, perché io sono, mi occupo di CUB provinciale Lombardia, ma anche a livello nazionale noi saremo pronti a mettere in campo qualsiasi forma di lotta e sostegno a questa posizione. Buonasera. Grazie Enrica. Non vedo altre richieste di intervento. C'è qualcuno? Laura? Sì. Scusa, posso per favore fare una rettifica a quanto ha detto Caterina a proposito della legge 6 del 2004? No, direi di no, perché dobbiamo, non entriamo nel merito di questo, dobbiamo concludere su questo. No, era solo qui. Una piccola precisazione, niente di più. Sì, va bene, non mi sembra il momento, ecco, perché cioè, siamo in conclusione di quanto si è presentato su questo disegno di legge. È su questo disegno di legge che dobbiamo porre in questo momento l'attenzione e essere anche proprio operativi. Secondo me non possiamo far passare i giorni, dobbiamo proprio cercare di organizzarci, siccome come associazioni, comitati, anche parte del sindacato di base c'è un'attenzione e una disponibilità ad attivare delle iniziative insieme, secondo me dovremmo, non credo possiamo farlo in questo momento, però dovremmo pensare a come organizzare tutto ciò, per cui io sarei più dell'idea di rincontrarci magari anche proprio già settimana prossima. La proposta che abbiamo fatto un po' all'inizio è quella di utilizzare il mese di marzo, che sarà il mese in cui la parte del Parlamento e queste commissioni della Camera e del Senato dovranno andare a consegnare, no, il testo definitivo. È importante che in questo mese noi ci facciamo sentire. È il modo più veloce, più concreto, è quello di prevedere la riscrittura del nostro appello indirizzato nuovamente a questi signori parlamentari, il coinvolgimento eventualmente di parlamentari e anche se riusciamo col sindacato, no, per poter quantomeno discutere, no, e cercare di riportarli su una determinata linea. Quindi far arrivare nuovamente questo appello e prevedere dei presidi, come abbiamo già fatto in passato, però dei presidi presso le prefetture nelle principali città d'Italia, dove possiamo essere presenti, dove possiamo cercare anche proprio numericamente di coinvolgere parte del movimento, perché sappiamo che la prefettura immediatamente deve trasmettere al governo le segnalazioni e le richieste che i cittadini o i movimenti fanno. Per cui questa, a parer mio, a parer nostro, però chiaramente se ci sono anche delle altre idee è importante condividerle. Però questo potrebbe essere quello che nel mese di marzo possiamo mettere in campo anche abbastanza velocemente. Sicuramente poi nel lungo periodo dobbiamo lavorare perché questa controinformazione, no, come l'ha chiamata anche prima Maria Grazia Breda, questa controinformazione e questa informazione in modo più chiaro, più approfondito, no, di quelle che sono le scelte, no, e quello che avvenendo dai governi precedenti al governo attuale, che è in linea con una cultura della non sanità, delle non cure, ma della privatizzazione e di demandare con l'esternalizzazione, tutto quello che... Per cui questa è la logica, noi dobbiamo cercare di contrastarla, per cui sarebbe bene arrivare a fare un'iniziativa nazionale anche proprio di più larga gettata, no? E con un coinvolgimento maggiore anche delle principali organizzazioni nazionali
per poter ricoinvolgerli su questi temi che noi stiamo richiamando da tempo oramai, perché da tutto il periodo della pandemia che stiamo denunciando questa gravissima situazione di non cura. Per cui vedo che ha chiesto Maria Grazia e anche Elisabeth di intervenire, per cui... Sì, volevo solo aggiungere che siccome abbiamo tante mail ma poca localizzazione di dove sono le persone, nel nostro documento ci sono già delle indicazioni anche logistiche di dove si trovano comitati o associazioni. Sarebbe opportuno magari cercare di fare anche dei mini coordinamenti a livello regionale dove si può, per poter poi anche promuovere iniziative in loco, perché questa controinformazione va ripetuta. Quindi l'obiettivo sarebbe proprio quello di agganciarsi e agganciare realtà con cui si è già in contatto nel proprio territorio. E noi siamo di Torino e siamo disponibili ovviamente per il Piemonte, chi lo è a Milano sarà appunto per la Lombardia, per quello che si può, e si cerca, se ci sono anche altre realtà, ad esempio la Liguria o Emilia Romagna, la Toscana, ecco. Infatti si possono appunto coordinare anche, cioè sì, c'è anche disponibilità nostra a girare compatibilmente con, però appunto un'iniziativa da riproporre nei territori proprio per coinvolgere, perché quello che diceva Caterina è vero, cioè quello che dicevo anch'io, le persone hanno timore di accettare la dura realtà e quindi rifiutano appunto anche solo la lettura del testo, perché se uno ha un minimo di capacità di leggere, ecco, lo capisce subito che quando vengono ripetute sempre che solo compatibilmente con le risorse, non si parla mai di diritti, non ci va molto per capirlo. Il problema è che la gente non vuole sentirsi raccontare delle cose che non gli piacciono e non si informa autonomamente, cioè si lascia appunto raggirare e gli piace il racconto. Quindi noi dovremmo appunto, la nostra fatica sarà quella di rimettere a posto le slide e quei pochi appunto correttivi rispetto al testo ultimo, che adesso è definitivo, e quindi lo aggiustiamo per restituirle. Possiamo fare un elenco tra le cose che dicevi tu, Laura, altre che mi sono venute in mente, ma non perdiamo tempo adesso, in modo che si sappia tutti più o meno la direzione dove possiamo andare. E appunto invitiamo anche a pensare anche voi a eventuali altri suggerimenti di protesta o comunque di appunto coinvolgimento di altre realtà che possono appunto essere che non sono tra quelle che lo sostengono ancora o che magari sono dentro le associazioni che hanno sostenuto il patto per la salute che è alla base di questo disegno di legge, ma magari hanno firmato i capi, ma le associazioni del territorio invece non sono d'accordo. Così come anche noi abbiamo contatti con parti del sindacato che non sono d'accordo con la posizione che è stata sostenuta a livello nazionale, ma che ovviamente si sono visti anche bocciare le posizioni. Ma se hanno voglia di fare massa critica all'interno, prima o poi qualcosa succede. Il nostro ruolo è proprio questo, di dichiarare che cos'è la verità e avere appunto, sono gli altri che devono dimostrare il contrario. Ok, Elisabeth? Sì, volevo solo ricordare una cosa. Scusate, vi saluto, ma devo abbandonare. Grazie. Vi ringrazio moltissimo. Ciao. Ciao, ciao. Rimaniamo in contatto. Certo. No, volevo solo riprendere una cosa che aveva già detto Maria Grazia e che riguarda appunto chi nega che questo disegno di legge è pericoloso, che ha dei contenuti che poi vanno nel senso contrario del diritto, allora di quello che aveva detto
magari produrre anche cercando costituzionalisti o giuristi che riprendano un po' quello che sono le nostre posizioni per avere anche così dei pareri, diciamo, scientifici o comunque di esperti a sostegno della nostra tesi. Poi volevo dire che poi nel mese di aprile, va bene che è molto di là, al di là, però è la giornata mondiale per il diritto alla salute, fatto dall'OMS, quindi il discorso nostro della salute degli anziani e delle persone malate non autosufficienti la porteremo nelle iniziative che saranno fatte a livello locale, regionale e nazionale. Ecco. Okay. Donatella, ho visto che hai alzato la mano. Stavo scrivendo in chat adesso perché volevo lasciare come riferimento per le persone che magari sono in Veneto. Il riferimento dell'associazione Diana Onlus di Verona, in modo che possiamo restare magari in contatto e appunto, come si diceva prima, vedere di organizzare qualcosa sul territorio. Ecco. Grazie. Scusate, se si può anche, se si possono coinvolgere anche le radio, perché Agnoletto ha fatto del Gabelli, ci sei ancora? No, ha lasciato Enrica. Agnoletto ha fatto delle trasmissioni a Radio Popolare. Sì, Agnoletto voleva fare anche dopo questa nostra assemblea di oggi, voleva fare, aveva detto o domani, ma oramai è troppo tardi, o venerdì prossimo, comunque uno dei prossimi venerdì, voleva anche farla con noi, per cui a maggior ragione se stiamo anche organizzando una qualche iniziativa, no, possiamo sicuramente utilizzare il canale della radio. Poi ieri c'è stata anche Radio Onda Rossa di Roma, che ha fatto un'intervista e ha partecipato Andrea Ciattaglia della Fondazione Promozione Sociale, insomma, di Torino, no? Per cui dopo il comunicato che è uscito, l'avrete visto e che è girato in molte testate, è stato diffuso tantissimo e ripreso da diversi giornali, e ci sono state diverse richieste, per cui sicuramente adesso se riusciamo a far partire bene la nostra organizzazione, possiamo avvalerci di un po' tutti questi strumenti che diffondono, che fanno circolare. Questo messaggio che è passato del ghetto degli inguaribili è stato molto forte, no? Un richiamo l'ha fatto, per cui. Però insomma, io dico, va bene anche quello che diceva Maria Grazia, e siccome io ho le mail un po' di tutti quelli che oggi hanno partecipato, più le mail del coordinamento del CDSA, vediamo magari di scrivere a tutti e di avere l'esatta localizzazione e di combinare attraverso anche un altro incontro un'organizzazione più regionale, anche perché se andiamo a organizzare dei presidi nelle città, nelle diverse regioni, è bene che ci siano coordinamenti regionali attivi, no? in ogni luogo, in ogni posto, insomma, per cui dobbiamo fare un momento di riorganizzazione, visto anche la partecipazione forte che c'è stata. Se siete d'accordo, potremmo prevedere di rincontrarci. Adesso molti stanno lasciando, anche perché oramai sono quasi le 8:15, molti sono già anche andati, però potremmo rivederci proprio settimana prossima per fare questa parte operativa. No? Se siete d'accordo, io proporrei un incontro, magari anche più veloce, però organizzativo, proprio senza entrare nella discussione dei contenuti, anche se ce n'è sempre voglia e bisogno di confrontarsi sulle cose, però dobbiamo anche proprio pensare a come ci muoviamo, perché questo governo si muove veloce e fa passare tutto quello che gli interessa di far passare, per cui dobbiamo cercare di essere anche noi un pochino più organizzati e veloci. Per cui io vi propongo martedì 7 alle 17:30. Se pensate che possa andare bene, possiamo aggiornarci e riprendere proprio la discussione pensando
all'organizzazione concreta di tutte le cose che possiamo fare, individuando una data di marzo, pensando a dove possiamo far svolgere iniziative, preparando la documentazione da rimandare, coinvolgendo la stampa, le radio e tutto quello che possiamo coinvolgere e via dicendo. Se vi va bene, possiamo lasciarci così e ci aggiorniamo a martedì prossimo. Ok? Silenzio. Ok, va bene. Grazie. Va bene. Allora, grazie a tutti, grazie veramente, buona serata e ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti, ciao. Ciao Anna, presto. Ciao, grazie. Ciao Paola. Ciao Paola. Ci parliamo un attimo io e te, ti scrivo.